Questa è la quinta e ultima giornata del corso di Rust. Oggi sarà una giornata più light rispetto alle altre. Cominceremo con una piccola parte di concurrency per finire giusto tutti gli argomenti riguardo al Rust e poi parleremo un po' su che cosa fare oltre al corso, quindi risorse per continuare a studiare o per chiarire meglio alcuni argomenti che magari non sono stati chiari. In Rust, quando si parla di concorrenza, si parla spesso di fearless concurrency, ovvero concorrenza senza paura. Con questo termine, appunto, ci si riferisce alle caratteristiche del linguaggio che lo rendono più veloce e più sicuro per scrivere programmi in modo concorrente. Uno dei problemi iniziali che gli sviluppatori di Rust si sono preoccupati era: ok, abbiamo creato le regole per gestire bene la memoria tramite il borrow checking, il sistema di ownership, eccetera. Adesso però dobbiamo occuparci di un altro problema, ovvero quello della programmazione concorrente. Come facciamo in modo tale che tutti, in modo tale da evitare le data race e vari problemi che vengono quindi dalla programmazione concorrente? Si è scoperto che le stesse regole che vengono utilizzate per la memoria valgono anche per la programmazione concorrente. Ma prima di continuare, a che cosa si riferisce con concorrenza? La concorrenza, secondo appunto una descrizione generica, si parla di concorrenza quando si parla di dover compiere più task, ovvero più obiettivi, i quali cominciano, eseguono e finiscono in un periodo di tempo che possono sovrapporsi. Senza concludere in un specifico ordine. Un esempio è quando, per esempio, il sistema operativo deve eseguire tanti programmi, ma non aspetta che un programma finisca rispetto all'altro, deve eseguirli tutti un po' alla volta. L'esecuzione parallela, invece, riguarda sempre tanti obiettivi, tasks o subtasks. Che devono eseguire esattamente allo stesso tempo rispetto agli altri. Quindi su un hardware con più processori, cioè più core per processore, oppure per la GPU. La GPU, infatti, è effettivamente è hardware pensato effettivamente per eseguire codice in maniera perfettamente parallela. Questo perché, per esempio, la GPU deve calcolare il colore di ogni pixel allo stesso tempo, in modo tale da evitare dei bottleneck. Un piccolo grafico per spiegare, ovvero la concorrenza, si può avere per esempio su un solo thread, dove il primo programma si interrompe, viene eseguito parte del secondo programma, si interrompe anche quello e poi si continua con il primo. Nel secondo esempio, invece, abbiamo un esempio di parallelismo dove i due programmi vengono eseguiti allo stesso tempo. C'è da specificare quindi che la concorrenza è diversa dal concetto di parallelismo, anche se possono sembrare simili effettivamente. Questo perché la concorrenza e il parallelismo spesso vengono utilizzati insieme, ma la concorrenza può essere utilizzata anche in contesti single core, ovvero appunto, sempre parlando magari di Linux o altri sistemi operativi per embedded, che devono eseguire i programmi su un singolo core. Quindi appunto deve esserci uno scheduler che deve bloccare i vari programmi ed eseguire tutti quanti. Questo viene chiamato preemptive multitasking, per la precisione. Scrivere programmi concorrenti non è facile, infatti bisogna sempre considerare vari problemi di tipo race conditions, ovvero quando diversi thread stanno cercando di accedere agli stessi dati, si possono avere dei problemi. Questo è l'esempio di base, se avete fatto qualche corso che ne parlava, e quando si vuole, per esempio, contare fino a 1 milione. Si ha due thread, uno che conta fino a 5, da 1 a 5.000, a 500.000 e un altro che va da 500.000 a 1 milione. Ogni thread somma i loro valori su un certo counter. E quando si fa la somma, si vede che il valore finale non è mai lo stesso.
Questo è perché un thread sta cedendo un valore, però prima di aggiungere di sovrascriverlo, l'altro thread legge di nuovo e quindi i due thread stanno lavorando su diversi tipi di dati. Questo quindi provoca i due thread a sovrascrivere il valore senza effettivamente avere quello giusto. Un altro problema è il problema di deadlock, ovvero quando i due thread stanno cercando delle risorse che l'altro thread sta mantenendo. E quindi un thread aspetta la risorsa, l'altro thread aspetta l'altra risorsa che invece mantiene l'altro thread. Un esempio, per esempio, è quello di quando si fa l'inchino, ovvero una persona si inchina all'altra e l'altra si inchina all'altra e si aspetta che l'altro si alzi. Dato che entrambi stanno aspettando che l'altra persona si alzi per contraccambiare l'inchino prima di tornare indietro, le due persone rimangono effettivamente bloccate perché aspettano che l'altra si rialzi e quindi rilasci in un certo senso lo stato di inchino. È un po' un problema stupido, però, per dare l'idea. E un altro tipo di problemi sono invece i bug che possono succedere perché vari thread e vari programmi e varie parti del programma eseguono in modi che non erano pensati inizialmente da programmatore. E quindi questo ordine non specificato può provocare a aspetti indesiderati del programma. Questo è un piccolo esempio, è simile a quello che abbiamo visto la scorsa giornata quando abbiamo parlato di closures, ovvero di funzioni anonime. Appunto, stiamo creando un thread, nel thread contiamo da 1 a 10, scrivendo. Stessa cosa invece sul thread principale, contiamo da 1 a 5 e per ogni iterazione addormentiamo il thread per 1 millisecondo. Otteniamo quindi questo output. Una cosa che potete notare è che i numeri vanno da 1 a 4, ma se notiamo il codice, il thread che esponiamo va da 1 a 10. Questo è perché effettivamente in questo caso il thread che viene spawnato viene chiuso completamente una volta che finisce il thread principale e quindi viene concluso prima che effettivamente riesca a finire effettivamente la funzione. Alcuni tipi comuni che vengono utilizzati quando si parla di concorrenza sono i channels, i canali, ovvero che è un metodo per mandare dei messaggi da un thread all'altro. Uno dei channels più utilizzati è il Multiple Producer Single Receiver, MPSC, e sono molto utili in quanto sono effettivamente tra i metodi più efficaci di mandare dati tra più thread. Si cerca di evitare di condividere i dati con quello che potrebbe essere, per esempio, un puntatore comune, due thread possono accedere allo stesso puntatore, ma questo può provocare dei problemi. Un altro metodo con cui si può fare questo effettivamente, questo metodo è tramite le arc mutex t. È un metodo che è effettivamente comodo perché permette a due thread di accedere effettivamente allo stesso valore, un po' ignorando le regole quindi di Rust. Il problema principale è che appunto può provocare dei problemi di logica, perché magari si arriva a uno stato che non è pensato effettivamente dal programmatore, e sono molto lenti. Quindi nel caso in cui ci siano parti in cui la performance è molto importante, che è molto spesso il motivo per cui si sta cercando di parallelizzare il programma, si cerca di evitare questo metodo, nonostante sia il metodo più facile, magari anche per prototipare. Un altro metodo è i tipi atomici. Questi sono effettivamente quelli che vengono utilizzati al posto delle mutex, principalmente. Sono per i tipi primitivi, quindi per i numeri, effettivamente. E questi sono molto più, come posso dire, molto più performanti rispetto alle mutex. Quindi se avete
se dovete condividere dei tipi primitivi, si preferisce utilizzare questi. Un'altra cosa è anche l'implementazione dei tratti sync e send. Quando si vuole mandare un dato tra due thread, bisogna essere sicuri che questo dato, struttura, enum, un valore qualunque, implementi questi due tratti. Però per implementare questi tratti bisogna utilizzare codice unsafe. Quindi il metodo principale è non implementate i metodi sync e send e cercate in qualche maniera di utilizzare gli altri strumenti che il linguaggio vi pone. Async await. Async await è un costrutto abbastanza nuovo del linguaggio, nato principalmente per appunto prendere in considerazione la concurrency. Il motivo principale per cui si usa async e await è perché creare i thread è spesso pesante a livello del computer. Principalmente lo è su Windows, su Linux, MQS è un po' meno severa questa pesantezza di performance, però comunque è considerevole, soprattutto per sistemi, per esempio, per server. Quello che si cerca di fare quindi è utilizzare questo async await. In poche parole, ci sono delle funzioni marcate con async che un esecutore a runtime deciderà come eseguire. Quello che viene utilizzato per multithreaded è principalmente, no, non l'ho scritto qua, vabbè, è la libreria Tokyo. L'implementazione di Tokyo è: si creano all'inizio del programma quanti thread ci sono più o meno, quanti sono i core della CPU, quindi effettivamente il numero più efficiente, perché creare troppi thread può andare anche a discapito delle performance, e su questi thread viene schedulato appunto quando eseguire quali funzioni, e quindi parti delle funzioni vengono eseguite. Async viene utilizzato per marcare le funzioni che appunto possono essere chiamate in questo modo. Await è la sintassi per eseguire queste funzioni, in quanto noi possiamo magari chiamare una funzione async, però finché non scriviamo punto await, quella funzione non verrà mai eseguita. C'è un warning del compilatore che ti dice: "Ehi, hai chiamato questa funzione, ma non farà mai niente perché non la stai aspettando." Il concetto appunto di async await è puramente concorrente, in quanto non, lo, puoi, lo si può utilizzare appunto in ambiti multithreaded, ma si può anche utilizzare in ambiti single threaded, per esempio per embedded, appunto. Come ho detto, appunto, la libreria più popolare per il multithreading si chiama Tokyo ed è utilizzata principalmente per i server. Ok, il corso effettivamente è finito, abbiamo parlato per tutti gli argomenti effettivamente di Rust. Di che cosa parleremo adesso? Adesso voglio fare una piccola lista appunto di varie risorse su cosa fare adesso che abbiamo le basi di Rust. La prima cosa da controllare è ovviamente la guida ufficiale di Rust. Se avete alcuni argomenti che magari non sono stati chiari e che magari non siamo riusciti a spiegare efficacemente, la guida ufficiale è il primo posto dove controllare. Un'altra risorsa è Rust by Example. Sempre un altro libro, ma questo ti propone anche degli esercizi mentre stai leggendo. In questo modo puoi testare se effettivamente riesci a comprendere bene gli argomenti. In alternativa c'è la reference completa di Rust. Questo è molto esaustivo e un po' una rottura effettivamente da leggere, perché è veramente proprio nei dettagli precisi del linguaggio. Quindi se volete le cose spiegate proprio per la precisione, questa forse è la risorsa migliore. Oppure c'è anche quest'altro libro che ho trovato, che si chiama Comprehensive Rust. È un corso di 3 giorni sviluppato da Google,
dove appunto si parla dalle basi del linguaggio fino a scrivere codice in Rust da eseguire su Android, per esempio. Oppure potete visitarci alla nostra sede e chiedere se avete domande riguardo al Rust. Adesso, è bello imparare le basi del linguaggio, tutta la teoria, eccetera, ma magari volete mettere effettivamente le mani in pasta. Per farlo, io consiglio la risorsa forse più importante effettivamente è Rustlings, ovvero una collezione di piccoli problemi dove devi aggiustare del codice che è rotto. Ci sono delle parti mancanti nel codice che provocano degli errori di compilazione e questo è molto utile per abituarti agli errori di compilazione di Rust. Quindi c'è questo problema, che cosa lo causa, perché viene causato. E nel caso in cui non riesci a capire, c'è il link alla documentazione principale dove appunto puoi leggere di meglio sull'argomento. Altrimenti c'è Rust by Practice, simile a Rustlings, però invece senza dover in Rustlings dovete scaricare sul vostro computer tutta la repo, mentre invece Rust by Practice è sul web direttamente. Oppure potete direttamente andare ai vari siti per provare le sfide di programmazione, in modo tale magari di prendere più pratica con come risolvere effettivamente dei problemi. Quindi, per esempio, c'è LeetCode, HackerRank, CodeWars, Coding Game a me piace molto perché hanno praticamente l'idea del gioco, ovvero c'è un problema e tu devi proporre dell'output a terminale, che il loro sito praticamente legge e muoverà come in un gioco effettivamente il giocatore. Per esempio c'è uno dove devi implementare binary search e c'è Batman che deve cercare la finestra principale dove sta il criminale. Quindi appunto è abbastanza carino questo. Oppure c'è Project Euler, questo ho sentito che principalmente per problemi di programmazione e matematici. Oppure Advent of Code, che è un po' quello che viene utilizzato per imparare tutti i linguaggi, perché si parte da dei problemi molto semplici fino ad arrivare a problemi sempre più complessi. Dopo che quindi si hanno compreso le basi, possiamo seguire dei tutorial effettivamente. Il primo è come scrivere strutture di dati come scrivere Rust scrivendo troppe liste linkate. Per chi ha fondamenti di informatica, le liste linkate sono una gran rottura. In Rust sono anche peggio, perché appunto bisogna considerare tutta la questione di ownership e borrowing. Però è una risorsa molto importante, in quanto spiega molto bene come gestire effettivamente i problemi che vengono e magari tutte le rotture. Scrivi il tuo text editor, molto carino anche. Come nascondere e decrittare messaggi in PNG. Imparare a scrivere software che puoi giustificare. Oppure che puoi giustificatamente fidarti. Questo è iAssurance Rust, cioè il motto di iAssurance Rust, che si basa tutto su appunto il testing, la specificazione tra analisi dinamica e analisi statica, e come appunto creare dei test che giustificano che il nostro codice segue la specifica, almeno abbastanza bene. Altrimenti c'è come scrivere il vostro sistema operativo in Rust. Può sembrare molto tosta, in realtà non lo è, perché si passa pa pa passo passo su tutte le parti del linguaggio anche. E per riuscire ad arrivare a qualcosa a schermo in un sistema operativo non è effettivamente troppo difficile, saranno qualcosa come, penso, erano 100-200 righe di codice, anche perché non dove c'è direttamente una libreria per il bootloader che si può utilizzare. Oppure anche il
scrivete il vostro git SQLite o Redis. Oppure, se avete intenzione di utilizzare Rust per programmi embedded, c'è proprio il libro per le risorse in embedded. Ancora, nel caso volete ancora andare più a fondo nel linguaggio, c'è il come pensare per gestire gli errori, come scrivere macro e come scrivere proc macro, fare pratica in come scrivere le macro con Macrocata. Questo l'abbiamo menzionato anche la scorsa giornata, il Rustonomicon, per imparare le arti oscure di Unsafe Rust. Andare più nel dettaglio con la programmazione asincrona in Rust, ovvero sempre async await. In alternativa, se vi piace di più invece risorse audio, magari da mettere più nel background e dare più attenzione ogni tanto. Ci sono questi due canali, Faster Than Lime e John Gijengset, non so mai pronunciarlo. Sono due canali che parlano principalmente di Rust, sono molto interessanti. Il primo fa dei contenuti più corti principalmente, però che vanno molto bene nel dettaglio anche. Il secondo invece fa contenuti abbastanza lunghi. Perché se non sbaglio vengono dalle sue live di Twitch dove risponde anche alle persone, quindi magari potreste trovarvi che qualcuno ha fatto le domande e quindi vi ritrovate già con la risposta. Adesso che più o meno dovreste conoscere abbastanza bene il linguaggio, una cosa che mi piace fare è riscrivere dei tutorial scritti per altri linguaggi in Rust. Quindi c'è per esempio Ray Tracing in a Weekend, dove appunto si parla come implementare un ray tracer sulla CPU in un fine settimana. Ray Tracing in a Weekend in realtà è parte di una serie, Ray Tracing in a Weekend, Ray Tracing in a Month, Ray Tracing for the Rest of Your Life, dove appunto mano a mano si va a creare un ray tracer sempre più dettagliato. Build your own Lisp, quindi per chi vuole magari implementare il proprio linguaggio e magari è interessato ai Lisp. Crafting interpreters, sempre per scrivere il proprio linguaggio, ma magari i Lisp non sono proprio la cosa che fa per voi. Oppure si può risolvere sfide crittografiche in CryptoHack e CryptoPass.org. In alternativa ci sono. Potete seguire news riguardo a nuove feature dell'ecosistema di Rust, quindi il blog ufficiale della Rust Foundation, This Week in Rust, This Month in Rust OS Dev e This Month in Rust Game Dev. Adesso avete le basi abbastanza buone per il linguaggio, costruite quello che volete. Volete fare una GUI? Questi sono alcuni dei framework popolari. C'è da notare che quasi nessuno ha raggiunto una versione 1.0, questo è vero per più o meno tutte le librerie di Rust in realtà, perché si punta sempre a cercare di innovare sempre di più. Una libreria che in realtà è nuova, ma viene da un'altra che era abbastanza popolare, si chiama Xylem. Se non sbaglio, hanno anche già implementato accessibility, cioè. Il text to speech, già, è la stessa libreria che viene utilizzata dal text editor Lapce, o meglio, in realtà al momento Lapce usa Druid, che però era la libreria che hanno scritto quelli che adesso lavorano a Xylem, quindi diciamo, Xylem è il successore spirituale di Druid. E c'è una PR aperta per fare il passaggio. In alternativa c'è Aist, utilizzata da System76, se conoscete PopOS, è quella che correntemente stanno utilizzando per scrivere il loro Cosmic Desktop, effettivamente. Quindi tutte le applicazioni si basano su Aist. Hanno la loro libreria con le loro implementazioni dei widget per renderli più
uniti all'esperienza del desktop, però effettivamente la libreria per la GUI è quella. Alternativamente c'è eGUI. eGUI è la più semplice da utilizzare e la più semplice anche da embeddare. È utile per appunto fare dei piccoli prototipi o da far entrare magari in altre opzioni grafiche. Per esempio, se state scrivendo un gioco, è molto probabile che la libreria per quel gioco abbia dei binding per eGUI. Altrimenti c'è SLint. SLint ha la caratteristica che può essere utilizzata anche per embedded, in quanto ha un footprint molto basso. È interessante perché loro hanno un loro linguaggio di programmazione, appunto SLint, con cui viene definita la UI, ma tramite le macro di Rust questo linguaggio viene espanso in codice Rust, che quindi appunto il compilatore legge. E quindi c'è come posso dire, questa comunicazione seamless tra i due linguaggi. Tra l'altro, SLint non è solo per Rust, ma è anche per C++ e non mi ricordo quale altro linguaggio. Oppure, se volete utilizzare delle piattaforme per altre librerie più stabili, sempre per le GUI, c'è GDK, i binding per GDK, RAM4, che è una libreria Rust scritta sopra a GDK per rendere lo sviluppo più facile, FLTK, che è una libreria scritta in C, se non sbaglio, e altre librerie anche. Oppure si può utilizzare anche Rust per web development tramite WebAssembly, questa è una citazione che mi ricorderò per sempre, che WebAssembly non è né web né assembly. Ovvero, infatti è un bytecode che può essere appunto implementato da qualunque virtual machine effettivamente. È utilizzata principalmente effettivamente nei browser per eseguire codice in maniera più performante che sarebbe farlo per scrivere codice in JavaScript puro. Appunto, questo permette di scrivere Rust e poter essere chiamato nei vostri framework di JavaScript normali, quindi per esempio React, Angular, Vue, eccetera. Un setup di esempio viene dato con Tauri. Tauri è un'alternativa a Electron, più leggera è scritta in Rust, per appunto deployare le vostre applicazioni web localmente, o anche c'è l'opzione di deployarla direttamente sul web. Hanno il build system che permette quindi di scrivere alcune funzioni in Rust e di poterle importare in JavaScript. Oppure potete direttamente scrivere anche il front-end in Rust, completamente lasciando perdere JavaScript. Alcuni di questi framework sono Deoxys, Sycamore, U e Leptos. Un vantaggio di utilizzare questi front-end è che sono più performanti rispetto alle opzioni invece puramente in JavaScript, o almeno della maggior parte. Ci sono tipo due o tre recenti, tipo c'era solo JS, che erano ancora abbastanza avanti, però si parla anche di avere delle performance migliori sui vari browser per WebAssembly che potrebbero portare questi framework ancora più performanti. Altrimenti potete scrivere i vostri server web con ActX, Rocket dovrebbe essere, cioè viene ancora mantenuto, ma è un po' in end of life, in quanto lo sviluppatore principale ha smesso di lavorarci. C'è Warp, Axum, oppure questa è un'altra cosa di cui mi interesso principalmente, è scrivere giochi. Si può utilizzare Rust per scrivere giochi. Sfortunatamente per i motori di gioco più famosi non c'è ancora integrazione. Questo un po' perché ovviamente c'è Epic Games con Unreal,
dice che non vuole lasciare, anzi, dicono che utilizzano C++, però chi utilizza Unreal sa che non è vero perché loro hanno il loro dialetto di C++, tanto che si sono accorti, cacchio, se noi abbiamo il nostro dialetto di C++, perché non inventiamo il nostro linguaggio di programmazione? Ed è quello che stanno cercando di spingere. Lasciando perdere questi miei rant, si può utilizzare Rust in Godot, che è un motore di gioco free open source. Non solo free come gli altri motori di gioco, ma anche open source. Quindi, Bevy è il motore di gioco più popolare al momento scritto in Rust. È un motore di gioco basato sul Entity Component System, che lo rende più performante rispetto alla programmazione a oggetti utilizzata principalmente negli altri motori di gioco. Oppure c'è anche Firefox. La differenza tra Bevy e Firefox è principalmente che Firefox ha una GUI, Bevy è completamente codice, quindi se volete condividere il vostro progetto con qualcuno che non sa granché di programmazione, è molto più difficile in Bevy che con Firefox. Però Bevy ha più trazione nel mondo di Rust, quindi c'è più sviluppo dietro a Bevy. È un po' un trade-off. In alternativa ci sono i binding per le API grafiche. Se non vi interessa effettivamente scrivere il vostro gioco, ma volete imparare come i giochi effettivamente utilizzano il vostro computer per mostrare le vostre grafiche, quindi c'è Vulkan. Ho linkato il tutorial di Vulkan scritto in Rust. WGPU, che è un layer sopra effettivamente le API grafiche comuni. Ed è la base effettivamente per tutte le GUI e i motori di gioco scritti in Rust. Altrimenti c'è OpenGL, che è la meno performante, ma è anche la più facile da utilizzare. Qua c'è una nota che dico: non linkerò le altre API grafiche perché no, non usatele, no, per favore no. Se volete scrivere per altre API, utilizzate WGPU. Se qualcuno non sa come funzionano le API grafiche, c'è questo bellissimo standard che è Vulkan, gira su Linux, macOS, Windows, sulla PlayStation anche, e ovviamente Microsoft e macOS e Apple hanno detto: ma questo standard è troppo performante ed è troppo generale, dobbiamo creare le nostre API grafiche in modo tale che gli sviluppatori non possano programmare per altre piattaforme, o almeno metterla nel sedere a quegli sviluppatori, perché ovviamente sì, perché siamo un monopolio, dobbiamo mantenere il nostro monopolio. E quindi la gente, dopo che si è accorta che OpenGL e Vulkan non sono effettivamente generali, si sono detti: accettiamo il fatto che loro avranno la loro API e scriviamo qualcosa al di sopra, in modo tale da poter gestire tutte quante. WGPU, quindi, infatti, è leggermente meno performante di Vulkan e delle altre API grafiche, però ha il vantaggio che scrivi una volta e scrivi per tutte le piattaforme. Sbaglio, Vulkan taglia fuori le CPU vecchie. Anche quello è vero, sì. Vulkan è pensato principalmente per approfittare di tutte le feature grafiche delle GPU moderne, effettivamente. Quindi computer molto vecchi, per cui effettivamente potrebbero avere problemi, oppure anche telefoni di marca molto vecchia, qualcosa come 10 anni fa o 15 anni fa, se non sbaglio. Però per robe più moderne effettivamente Vulkan funziona, però anche WGPU per quei modelli dovrebbe funzionare perché ha il fallback di OpenGL. Fino all'anno scorso avevo un notebook di 12 anni fa, per questo non ne so qualcosa, ecco, infatti. Oppure un po' per finire, se potete aiutare alcuni progetti scritti in Rust, in modo tale magari da prendere esperienza e trovare magari un mentor mentre fate le pull request. Questi sono alcuni progetti interessanti, come per esempio il text editor Helix, Veloren, che è un gioco open source voxel MMO,
C'è il kernel Linux, ovviamente, Rust Analyzer, Graphite, un editor per grafica scalabile e rasterizzata. C'è Clippy, non so perché non è colorato il link, mannaggia. Di Greek in Rust ha anche una sezione per chiamata ai partecipanti, in modo tale che nuovi progetti interessanti ogni settimana vengono proposti, nuove issue vengono proposte per persone in modo tale da contribuire. Quindi nel caso potete vedervi gli issue passati per vedere nuovi progetti. Oppure qualunque dei progetti che abbiamo precedentemente linkato. Grazie per la vostra attenzione, il talk è finito, o almeno la mia parte è finita, adesso parleranno quindi i due speaker che abbiamo qua oggi.